oggi, 11 novembre 2021, è sicuramente lui, l'Apsan Zino Mini Pro, il miglior drone da 249 grammi. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi si parla di Apsan Zino Mini Pro. Perché se ne parla? Perché finalmente è arrivato l'aggiornamento firmware definitivo, l'aggiornamento 1.3.5, che va a completare tutte le funzioni dell'Apsan Zino Mini Pro. Tutte quelle funzioni dichiarate da Apsan al momento del lancio, che però fino adesso una buona parte sono state latitanti nel drone, perché comunque sono arrivate pian piano con i vari aggiornamenti, quindi all'uscita non li aveva. Adesso finalmente con questo ultimo aggiornamento sono state completate quelle rimanenti, quelle che ancora mancavano, che sono davvero interessanti, che rendono secondo me lui, l'Apsan Zino Mini Pro, attualmente, e ripeto attualmente, poi vedremo come sarà Autel Evo Nano, però nessuno l'ha fra le mani, quindi non si può dire come sarà realmente, ma lui adesso realmente, per la mia opinione, è il miglior drone da 249 grammi. Le funzioni che sono state aggiunte adesso, che lo rendono completo, poi ovviamente ci saranno aggiornamenti firmware per migliorare il tutto, per ottimizzare il tutto, ma le funzioni adesso sono tutte operative. E con questo aggiornamento è stato introdotto finalmente la possibilità di scattare foto a 48 megapixel, quindi con questa risoluzione altissima, e devo dire che si vede subito un'ottima qualità. Le foto vi verranno in JPEG intorno ai 18-20 mega di dimensione, quindi dimensioni importanti, appunto perché stiamo scattando foto a 48 megapixel, quindi scordatevi le foto da 2, 3, 4 mega, ma qua abbiamo foto. Se attiviamo la funzione 48 megapixel, non siamo obbligati a selezionare questa funzione, ma se vogliamo avere una foto di alto livello e con tantissima risoluzione e definizione, sicuramente i 48 megapixel si sentono. Infatti guardate questa foto, se poi andiamo anche a zoomarla, vedete che la si può ingrandire e zoomare tantissimo, perché è davvero ad alta risoluzione. E poi è stata finalmente introdotta la possibilità di bloccare e di selezionare l'esposizione, quindi una cosa che mancava tantissimo all'Apsan Zino Mini Pro per fare comunque delle cose un po' più professionali dal punto di vista fotografico. Adesso è possibile andare a selezionare un punto di esposizione e andare anche a bloccarlo. Finalmente abbiamo anche questa possibilità. Poi è stato introdotto un miglioramento della gamma dinamica e la gestione della luce diurna, quindi un miglioramento sotto questo aspetto. E poi è stata introdotta, ragazzi, una funzione che secondo me è spettacolare, si chiama Night Mode, o come dice appunto il nome, è per uso notturno, e devo dire che è spettacolare. Guardate qua, foto e video fatti proprio in notturna, e guardate che risultato, è incredibile, sia di definizione che il risultato, diciamo, dal punto di vista cinematografico, davvero spettacolare, una cosa secondo me impensabile se la facciamo con il Mini 2, cose di questo genere. L'unica pecca negativa è che lui fa questo di notte, ma è un drone che in realtà non potrebbe volare di notte perché non ha le luci di segnalazione notturna, quindi in realtà lui di notte non potrebbe volare, però di notte è in grado di fare queste cose, e in più ha anche la luce a LED sotto che gli permette di atterrare in sicurezza, perché illumina il punto di atterraggio, quindi davvero tanta roba da questo punto di vista. Peccato per un discorso, se proprio vogliamo essere in regola, di LED di segnalazione. Quindi ragazzi, queste erano le ultime cose che mancavano a questo drone, soprattutto appunto i 48 megapixel e la regolazione e il bloccaggio dell'esposizione. Finalmente abbiamo anche questo, e adesso ragazzi è davvero completo. Allora, la mia opinione su questo drone è diciamo un'opinione onesta, perché questo l'ho comprato, quindi non devo dire cose che non sono vere o far finta di dimenticarmi alcune cose. No, quello che vi dico è quello che realmente è per me questo drone. Allora, è secondo me superiore in tutto al Mini 2 in questo momento, anche per un discorso gello nei video. Io non lo riscontro nel mio modello, non lo riscontro. Comunque adesso si può andare anche a regolare i PID per ottimizzare questo discorso, però io, facendo solo le calibrazioni standard del gimbal, attualmente non ho nessuno di questi problemi. Infatti chi mi segue vede i miei video cinematografici che faccio con questo drone, e
questo problema io non l'ho. Anche l'ultimo video che ho fatto, se non l'avete ancora visto, andate a vederlo, video cinematografico fatto sul lago a Bardolino, ragazzi, spettacolare, al tramonto, quindi poca luce, ovviamente non era buio, era il tramonto, però guardate che risultato, è senza color correction, senza niente quel video, andate a vedere che qualità ho ottenuto con questo drone dal punto di vista appunto della qualità video. E adesso è ulteriormente migliorata appunto per quanto riguarda la gestione della luce, che nei video ogni tanto andava a avere dei sbalzi di luce, a non gestire bene la luce. Adesso, ragazzi, anche questo è stato migliorato. In più, oltre alle caratteristiche hardware che sono davvero secondo me incredibili, abbiamo anche un discorso proprio di funzioni che abbiamo già incluse nella nostra applicazione. Abbiamo già i waypoint, abbiamo l'active track, abbiamo l'hyperlapse, abbiamo i voli automatici, abbiamo veramente, veramente di tutto. Cioè è un drone che si comporta benissimo, vola benissimo, è resistente al vento in una maniera incredibile. Chi ha visto anche il mio video dedicato appunto alla resistenza del vento rispetto agli altri droni a 249 grammi, lui pazzesco. Minuti di volo della batteria incredibili, si va dai 30 ai 35 minuti reali, connessione con il radiocomando ottima, ritorno video a 1080, 20 megabit per secondo, quindi un ritorno video più che ottimo dal punto di vista definizione e anche qualità del ritorno video. È un drone che attualmente a 249 grammi è pazzesco. L'unica cosa che lo rende un drone magari non appetibile a tutti è l'assistenza Apsan, che come sapete non è assistenza DJI. DJI ha un'assistenza pazzesca, un'assistenza completa a 360 gradi. Qua abbiamo un'assistenza che è ancora è lì, in Europa non c'è, sembra che stia arrivando, ma attualmente non c'è una vera assistenza in Europa, quindi si fa tutto tramite la Cina e capite bene che non è tutto così semplice, e questo è un peccato perché va a penalizzare sicuramente un prodotto secondo me ben fatto da Apsan. Con tutto quello che io ho sempre detto e continuerò a dire probabilmente contro Apsan, che fa veramente scelte di marketing assurde, fa cose incredibili, ma qua non so come abbia fatto, ha fatto un prodotto pazzesco. E con tutti gli aggiornamenti che hanno attivato le varie funzioni arrivate in questi mesi, hanno fatto diventare questo piccolo drone sicuramente il re, per la mia opinione, dei droni a 249 grammi. Quindi con questo ultimo aggiornamento abbiamo chiuso il cerchio per quanto riguarda appunto le attivazioni. Quindi questo ultimo aggiornamento 1.3.5 ha chiuso il cerchio per quanto riguarda le funzioni di questo Apsan Zino Mini Pro. Adesso aspetteremo i firmware che miglioreranno sicuramente, ottimizzeranno il tutto, perché comunque è un drone che è ancora da ottimizzare secondo me in tanti aspetti, ma da ottimizzare. Ma a livello di funzioni adesso, ragazzi, ce le ha tutte, e quindi è un drone che sicuramente aspetta un nuovo rivale, probabilmente sarà Autel Evo Nano il suo primo rivale in arrivo, anche se è preordinabile ma non potremo ancora averlo subito fra le mani. Quindi lui per il momento, per la mia opinione onesta e per il mio modello che ho in mano io, perché io ovviamente ho provato solo questo, non è che ne ho provati altri di Apsan Zino Mini Pro, non posso dire che cose buone con questo poi ultimo aggiornamento. Quindi ragazzi, se questo mio video con le mie considerazioni riguardanti questo ultimo aggiornamento firmware e soprattutto con le considerazioni generali allo stato attuale, cioè dell'11 novembre 2021, riguardante l'Apsan Zino Mini Pro, quello che è secondo me il miglior drone sul mercato da 249 grammi, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!